Future perfect. Il future perfect si costruisce con will have seguito dal participio passato del verbo principale. Si usa per parlare di azioni che saranno svolte entro un determinato momento del futuro. Di conseguenza, il future perfect si accompagna spesso ad espressioni di tempo introdotte da by, come in questo esempio. By tonight, Mike will have read all his books. Altre espressioni temporali spesso utilizzate in frasi al future perfect sono for, per, just, appena, e nelle frasi negative, yet, già. It's 4 o'clock. He won't have finished his book yet. Sono le 4, non avrà già finito il suo libro.